Poi magari arriveremo anche su questo. Correre davanti in situazioni del genere, situazioni di corsa del genere, non necessariamente significa spendere più energie. Comunque, un gruppo di 13 che si seleziona, all'interno del quale ci sono 4 italiani, 2 corridori tedeschi, forse addirittura 5 italiani. No, mi pare 4, però comunque, 4 italiani, 3 corridori tedeschi, perché c'erano Schilling, Selig vabbè. E e Bajka, Ackermann. giusto? C'era anche vabbè, sì, perché la componente team poi pare diventi fondamentale per alcuni, preponderante all'interno di questi contesti. Sì, era un gruppo di 13 uomini che ha messo una trentina, una quarantina di secondi Tra sé e un disperato su. Van Barle all'inseguimento. Stavo per dire è una nazionale, in realtà tra sé e Van Barle, che poi ha tirato per tutto il tempo dietro. Quei secondi appunto sono diventati 40. L'unica defezione nel gruppo davanti è stata quella di un Cimolai che ha tirato Si è tanto. preso un sacco di La insulti. situazione nel gruppo di tre, sì, sono stati insulti poi ingiustificati, perché non ho capito che cosa. Ma non si è capito, è proprio da Van Barle, Sì. tra l'altro. Boh, non lo so, probabilmente era stufo di tirare per doverli andare a prendere. Ha detto, vabbè, io non vi prenderò, ma almeno mi levo la soddisfazione di Sì, ma mandarci, sai. anche Ballerini ha rischiato dietro, anche Ballerini a un certo punto si è messo a rompere i cambi a un certo punto e stavano rompendo le ossa. Ha Ok. esagerato, lui stava scontrando anche con Bennett che risaliva, c'è stata qualche storia tesa. E la situazione del gruppo di 13 era, diciamo, non difficile, ma era curiosa da leggere tatticamente perché, ora tu, diciamo ai nostri ascoltatori che hai una visione più recente della corsa perché l'hai recuperata da lontano L'ho nelle dovuta ultime recuperare, ore, perché sei sì. stato soprattutto tu ad essere al centro di impegni di natura privata in questi giorni. Ma io ricordo, la seguita in diretta, che il contributo offerto, fornito nel gruppo di 13 era un contributo sostanzialmente italiano. I tedeschi, almeno all'inizio, tentennavano, poi si sono messi a turnare, soprattutto con Selig, a dare qualche cambio deciso, ma all'inizio erano un pochino incerti su cosa fare. Da un lato si appoggiavano a un'Italia estremamente volenterosa, erano i quattro, c'era questa responsabilità di portare avanti il tentativo, perché evidentemente gli italiani ritenevano che il tentativo fosse vincente, e conveniva ovviamente tenere l'Olanda dietro, perché il canovaccio della corsa noi ce lo immaginavamo sulla carta come una volata che non era una volata chiusa, perché le condizioni di forma di Groenewegen, su cui adesso abbiamo qualche nota in più, perché siamo alla terza tappa del Big Bang Tour, effettivamente non sembra un eccellente momento di forma, neanche ad Alkmaar evidentemente lo era, ma non lo si sapeva prima dell'inizio della corsa, una volata non chiusa, perché c'erano appunto Viviani, Ackermann, Groenewegen, si pensava si arrivasse in quel modo, quindi effettivamente trovare una situazione alternativa e cercare di portare avanti quel gruppo di 13 aveva assolutamente senso. La Germania all'inizio tentennava, dopodiché ci ha creduto. Personalmente l'impressione del tentennamento l'ho avuta solo per i primissimi chilometri di azione, devo essere sincero, ma ho t'ho anche interrogato sul tema proprio perché non ero così sicuro della tua lettura. Dicevo che solo per i primissimi chilometri, quando effettivamente è arrivata la menata di Trentini, in primo luogo è stato lui a portare via questo ventaglio, effettivamente i tedeschi lì si sono messi a ruota, poi secondo me hanno lavorato come tutte le altre nazionali che avevano un corridore presente, meno chiaramente gli italiani che erano quelli che portavano poi il peso di quell'azione. Azione che è durata fino ai meno 25 circa, giusto? Se non sbaglio, quando c'è stato un nuovo buco, un nuovo ventaglio, se ne sono andati in tre: Elia Viviani, Yves Lampaert e Pascal Ackermann. I nomi che non ti Questi. aspetti se ne sono andati, c'è cioè, Lampaert sì, ma facessero direttamente il tentativo Viviani Ackermann, per me è stata una sorpresissima, anche perché ho visto la corsa con qualche amico e io il tentennamento iniziale dei tedeschi lo giustificavo nel senso che secondo me i tedeschi sentivano molto sicuri di Ackermann, quindi farsi portare dall'Italia andava bene, farsi riprendere senza spendere tanto con un arrivo in volata con Ackermann andava molto bene anche quello. Il timore dei tedeschi, secondo me, era che quel gruppetto non soltanto andasse, ma si selezionasse ulteriormente e l'Italia, tra Che è quelli quello che è davanti, aveva successo diverse rote, curiosamente poi. veloci, che erano Trentin, Cimolai, a parte Viviani, temevano di non riuscire a collocare Ackermann. Invece poi, sorpresissimo, lo stesso Ackermann, in una veste praticamente inedita, attacca con Viviani e con Lampaert. Attacca, gran mossa secondo me lì di Rudi Selig, che ha fatto il Occhio buco e ha fatto veramente un gran bel. lungo, occhio lungo da parte È tua. stato veramente molto bravo a far trovare Ackermann in quella situazione. Comunque, questi tre si sono portati al comando della corsa.
Dietro i restanti 10 atleti sono stati ripresi diciamo così, gruppo principale, anche se si tratta di una trentina di unità, sempre tirato dall'Olanda. A quel punto Langeveld, che era rimasto a ruota, ha iniziato a tirare, è rimasto a ruota del primo gruppo della corsa, quello dei 13 attaccanti, giusto per fare chiarezza. Ha iniziato a tirare, ma la sua azione si è esaurita dopo pochi chilometri. Si è trovato di nuovo Van Barle. Nel frattempo i chilometri passavano, il distacco non diminuiva. Si è arrivati al momento in cui si è staccato Van Barle, verso i 5 km dal traguardo, in cui non c'era più nessuno pronto a dargli il cambio. A quel punto era chiaro, definitivo, che la corsa se la sarebbero giocata quei tre. È successa in realtà però una cosa molto curiosa che tu avrai colto. Nel momento in cui il gruppo dietro, il gruppo col blocco olandese Van Barliano davanti, è rinvenuto sui restanti 9, beh, quello che era un vantaggio che il GPS fino a quel momento preciso, perché poi il GPS si è impallato, segnava nell'ordine dei 23, 24 secondi, 20 secondi, è salito in pochissime centinaia di metri, è salito forse un paio di chilometri, è salito a 40 secondi, 42 secondi. Cioè hanno proprio tentennato nel momento in cui hanno ripreso i 9, tanto che io, sicuramente riderai, perché viene da ridere anche a me, ho pensato che dietro non avessero capito subito che quel gruppo non era il gruppo tutto compatto che era andato Beh, no, via. ma no, non c'è tanto da ridere, cioè la corsa si svolge senza radioline, può essere che ci abbiano messo un Ma non me chilometro la per capire che spiego. cosa era. Vabbè, può essere che ci abbiano messo un chilometro a capire che cosa era successo. In quel chilometro c'è Infatti. stato il rallentamento, quella che era un'azione che aveva 25 secondi è diventata un'azione da 40, cioè nel senso, secondo Sì. me è compatibile con una lettura del genere. Non sono assolutamente certo che sia quello che è accaduto. Non lo so, perché sai, nel momento in cui Langeveld viene ripreso, lo dice, cioè non fermiamoci perché davanti sono andati in tre. Perché questo mi è sembrato strano, però effettivamente le immagini non mentono. Da 22-23 secondi, subito 40-45. Cioè il distacco è raddoppiato. È stato decisivo perché poi, è vero, siamo arrivati al punto di cui narravi tu in precedenza, che l'azione si capisce che va, però qualcosa poi si è riusciti a buttare giù. Ma di fatto era deciso l'esito chiuso a questi tre nomi. Gruppetto dalla composizione atipica, perché c'erano due dei nomi caldi per quella che immaginavamo come l'esito scontato, quindi come una volata di gruppo, che invece erano in attacco, e Lampaert che teneva il cerino, faceva il terzo incomodo. La faccia del terzo incomodo, dai, ci ha provato. Ah, ci ha provato, si faceva il terzo incomodo per caratteristiche, perché arrivare tutti e tre assieme in comune accordo per Lampaert voleva dire immediatamente ghigliottina. Consapevole di questo, Lampaert ci ha provato, ha dato la staffilata. L'ha fatta in un momento fantastico, tra l'altro, cioè l'azione di Lampaert secondo me è stata molto bella perché ha aspettato proprio di Occhio un cambio mancato anche lui, sì, come Selig. lungo parte seconda. Per queste corse serve evidentemente l'occhio lungo, perché ha aspettato proprio un cambio di fatto mancato di Ackermann, notando la debolezza del tedesco in quel momento particolare di corsa, cioè ha capito che le energie del tedesco erano arrivate, che il tedesco era in riserva, e lo ha attaccato scattandogli dalla ruota. Ackermann Sebo, perché da qualche centinaio di metri veniva con la testa piegata come quella di Mansebo, perché evidentemente le gambe stavano cominciando a fare cri cri. Sì, è successo da un lato quello che ti aspetti, cioè Lampaert scatta e stacca entrambi, e poi accade quello che non ti aspetti, cioè Viviani, pam, tre pedalate facili facili, e si riporta sotto Lampaert, ma con una facilità ridicola per me, cioè io mi sono messo a ridere, una facilità veramente ridicola, aveva una gamba che luccicava Viviani. Beh, superiorità. Lì secondo me ha dimostrato una superiorità Sì, rispetto ai suoi ridicola. compagni di fuga allucinante. Dopo che comunque aveva contribuito anche nell'attacco a 13, cioè se magari Ackermann effettivamente era rimasto più sulle ruote, lui comunque si è visto in più occasioni davanti a tirare. Capacità di produrre uno sforzo del genere in una situazione del genere quando viene attaccato da quello che comunque su distanze brevi, medio brevi, è uno dei migliori cronoman del gruppo. Poi il finale, insomma, è stato quello che ci si attendeva, cioè una volata senza storia a vantaggio di Elia Viviani.
Elia Viviani, nuovo campione continentale. Succede, come ho detto in precedenza, a Matteo Trentin, che aveva vinto l'anno scorso. Non è la prima vittoria di peso di Viviani su strada in corso di un giorno, ovviamente. Un corridore che, guarda, le sliding doors del ciclismo dopo l'oro olimpico su pista di Rio de Janeiro. Il momento che ha segnato la svolta di Viviani su strada, prima era un corridore notevole, sicuramente un ottimo velocista, però poi c'è stata la svolta. Si è avuta in un contesto che era quello di un campionato europeo. Si è avuta, no, possiamo isolarla Herning proprio in Danimarca, il campionato europeo anno 2017. Viene bruciato sulla guardia da Christoph, lui si arrabbia perché la prende male, e poi reagisce piazzando la Cyclassique di Amburgo, piazzando il Gran Premio di Blouet, doppiando la Cyclassique di Amburgo, vincendo praticamente 35 corse da quel momento, di cui 20 World Tour, un campionato nazionale, tappe in tutti e tre i grandi giri. Quest'anno la Cadel Evans Great Ocean Road Race, A Londra, una settimana fa. a Londra una settimana fa, imponendosi di fatto come uno dei più forti sprinter al mondo. Sentivo una puntata tempo addietro in cui parlavamo di Viviani all'alba della Milano Sanremo. Dicevo: ma sai, se qualcuno dice che Viviani al momento è il miglior sprinter al mondo, per smentirlo bisogna stare ore e ore a discutere, perché potrebbe starci anche una lettura di questo tipo. Viviani che dimostra in questo campionato europeo di essere un corridore, però, che ha evidentemente qualcosa in più rispetto allo sprinter. Qualcuno se n'è dimenticato. E il primo ad essersene dimenticato è proprio Elia Viviani, perché nell'intervista gli fanno una domanda, gli dicono: ma ho fornito una versione di Elia che non conoscevamo. E lui dice: sì, effettivamente questa è una versione che non conoscevamo. Stavo dicendo: Elia, ma ti sei già dimenticato quello che hai fatto a Darfo Boario Terme? Ma non solo ad Arfo Boario Terme, anche a Rio, perché comunque il suo progresso, la sua crescita nell'Omnium è passata da prestazioni molto migliori come inseguitore nel chilometro lanciato, che sono prove che non premiano necessariamente i velocisti, ma premiano i corridori in grado di tenere alta la velocità con anche un minimo di endurance, che non il semplice sprint. È chiaro che farlo dopo 170 km di campionato europeo sull'attacco di Lampaert è un conto, ma Elia Viviani è un corridore che si è dimostrato già d'utile in carriera. Sì, assolutamente d'accordo. Un corridore che da quel campionato europeo del 2017, secondo me, ha avuto tre passaggi a vuoto. Di uno sono certo: il Giro d'Italia di quest'anno è proprio un grande passaggio a vuoto della sua carriera. Viviani, che non è piaciuto sulla strada, ma ci può stare, ma non è piaciuto, meno personalmente, non è piaciuto neanche come atteggiamenti. So se su questo punto immagino che siamo d'accordo, già, un discorso che abbiamo affrontato tante volte. Sì. E poi gli altri due passaggi a vuoto, che qui assumo un tono un po' provocatorio, soprattutto con te, visto che hai una vena polemica dall'inizio di questo scherzo. Ah, sì? Beh, sono le due Milano Sanremo, sono le due Milano Sanremo, le ultime due Milano Sanremo, le Sanremo affrontate dal Viviani trasformato. Qui c'erano grandi discussioni prima di entrambe le edizioni: cosa può fare Viviani, cosa non può fare Viviani. Beh, in entrambe le circostanze, i discorsi che hanno fatto seguito a queste due edizioni delle Milano Sanremo erano piuttosto tetri per questa prospettiva di carriera, per questo obiettivo. Ma sembra che dopo la Milano Sanremo, com'era? Tutti a dire che non può Lo dicevi prima, sì. vincere la Milano Sanremo. Sì, tu mi dicevi prima mentre discutevamo di questa cosa. Dopo la Milano Sanremo sembra sempre che si dica, no, ma Viviani non può vincere la Milano Sanremo. Poi c'è tutta una stagione di risultati che ti fa dire, però Viviani la può vincere la Milano Sanremo. E qual era la tua domanda? No, non c'è nessun'altra domanda. Cioè, è un corridore che tiene le lunghe distanze, tiene gli strappi, si dimostra capace di leggere la corsa, si infila anche nei tentativi. Ha fatto un tour in cui ha dimostrato anche di poter fare il ritmo sulle salite per i compagni di squadra. Ma perché Viviani non può vincere la Milano Sanremo? Ora, al di là del fatto che nelle ultime due edizioni non l'abbia vinta, ma può assolutamente vincerla quella corsa. Corsa che da qualche anno viene vinta da corridori particolari o in circostanze particolari, ma era una corsa che fino a poco tempo fa si litigava sul fatto che fosse una corsa troppo da sprinter. E se non è uno sprinter come Viviani a poter vincere la Milano Sanremo, piena maturazione, con una gamba che a volte si dimostra spaziale, beh, a me sembra un po' stucchevole la diatriba. Il fatto che un corridore non riesca a vincere una corsa non vuol dire che non può vincere la corsa. Ha
Altrimenti ogni anno ci ridurremmo a dire Peter Sagan può vincere tutto tranne che la Milano-Sanremo, che è una cosa paradossale. Mi domandavo quando è che avresti tirato fuori questa cosa qua, devo essere sincero, do sfogo alla mia vena polemica, mi domandavo quando è che avresti tirato fuori questa cosa, però no, la riflessione è sensata, al di là dell'ironia.